La comunità nazionale che intraprende il delicato percorso verso il definitivo superamento del periodo emergenziale celebra quest'anno la ricorrenza del 2 giugno nel segno dell'impegno collettivo per il rilancio del Paese e della ricerca di nuove prospettive di sviluppo e modernizzazione. Con la lettura del messaggio del presidente Sergio Mattarella, anticipato dall'esecuzione del cerimoniale dell'alzabandiera al suono dell'Inno d'Italia, hanno preso il via in Piazza del Popolo a Pesaro le iniziative dedicate al 75° anniversario della Fondazione della Repubblica. Una cerimonia che anche quest'anno si è svolta in forma ristretta e che ha visto la presenza del prefetto Tommaso Ricciardi e dei massimi rappresentanti istituzionali. Sono stati schierati gonfaloni della provincia, dei comuni di Pesaro e di Urbino e delle associazioni combattentistiche d'arma. È seguita la deposizione di una corona presso la cappella votiva di Sant'Ubaldo. Non poteva esserci un momento più opportuno per augurare alla nostra Repubblica una ripresa a tutti i livelli. Queste le parole di Ricciardi, che si è insediato pochi giorni fa. Spero di svolgere un lavoro al servizio della collettività, ha detto, e come richiamato nel messaggio di Mattarella, vorrei essere un prefetto di prossimità. Abbiamo appena sentito dalle parole del Capo dello Stato, è stato un messaggio beneaugurante e vorrei dire un messaggio che ci deve dare ancora più forza e sprint per poter ripartire e finalmente metterci alle spalle questo momento così difficile. Dopo un periodo di crisi che qualcuno non a sproposito ha definito post bellico, come quello che ci ha investito con questa pandemia, con questo Covid, è stato proprio importante e bello vedere il riemergere di alcuni valori che forse in un periodo di benessere erano stati un pochettino abbandonati, quindi anche questo, se vogliamo guardare, come si suol dire, al bicchiere mezzo pieno, può essere un motivo per poter dire va bene, mettiamoci alle spalle l'epidemia, ma comunque qualcosa, pur nella negatività del momento, ci ha lasciato, come il recupero di alcuni valori come la solidarietà, l'affabilità, la socialità. Ecco, adesso però dobbiamo dare concretezza a questi valori e cercare di farli ripartire nel miglior modo possibile, sperando che tutti, ma io confido nel senso di responsabilità degli italiani, che possano sicuramente rimboccarsi le maniche e proseguire, andare avanti.